sai, guadagna sulla traccia. Che cosa? Lei dice che vuole i miei bambini in faccia. Tony compra un altro kill, porta sabbia alla scaccia. Ricana la porto la merda e vi prendi un'insalata. Non sto fumando insalata, dolci dentro una canna. Soldi nelle mie tasche. Siamo tornati! Il nostro posticino a Piazza della Repubblica dopo tanto tempo. Qua, mesi, anni! Tre o quattro mesi tre, circa. Quattro anni. Ma l'abbiamo fatto per una buonissima causa. È cambiato tutto oramai. Per una buona causa, sempre per una buona causa. Fast and Furious 8. E che in realtà sarebbe The Fate of the Furious. In inglese. Però si capisce meglio. Fast and Furious 8. Prima, tra l'altro, aperto da un poderoso concerto, doppio concerto. Due, si vedranno? Sì, sì, li ho messi prima, li metterò durante della Dark Polo Gang. Aspetta, il primo non era proprio malvagissimo. Io ti ho mandato un messaggio, sembravano Ross quando suona la tastiera. Col cane che fa bau bau. Sembravano quello. Sì, ripeto, i primi rispetto ai secondi. Allora, e poi c'era Dark Polo Gang. Mi sono molto amati dai giovani amici di YouTube. Parliamo del film. Belli! Allora, Fast and Furious 8. C'è Charlize Theron che fa la cattivona. E lo fa bene. Che fa la super hacker che vuole impadronirsi delle armi nucleari. Vabbè, insomma, le solite cose. Che fanno i cattivoni. E però un altro cattivone nel film è Toretto. Eh sì, è Vin Diesel perché c'è il ricatto. Esatto, lei lo ricatta per dire adesso vieni a lavorare con me, se no. Se no casino. Se no cose. E poi allora, lo vedete. Tendenzialmente. Una trama del genere in un altro film tu lo bocci a prescindere. Sì, già. Invece cioè, qui è talmente un'orgia di cose assurde, di macchine che volano, di sottomarini che fanno esplodere tutto, glielo perdoni. E quindi diventa culto. Anche perché dal quarto film in poi hanno smesso di essere dei film. Sì. E diventano dei cartoni animati. Esatto, non si prendono sul serio. Diventano robe surreali. Sì. Statham che da un cattivo diventa buono, ricompaiono personaggi dal passato, camei di stralusso, ma e sì. Non me li stiamo a dire per non rovinarvi la sorpresa. Per dire ce n'è uno tipo di un triplice, quadruplice premio Oscar. Tipo epico. E tutto si regge perché alla fine del film è. Tu vedi che gli sceneggiatori sono messi e ha detto c'è qualcosa della storia? No, anzi posso dirlo, a un certo punto c'è un errore della narrazione. Almeno due. Ce ne sono due macroscopici, proprio che tu dici no vabbè non è possibile, questo è un errore gigantesco. E l'istante dopo che c'è l'errore, lo sceneggiatore che fa dice piovono macchine! Facciamo in modo di farglielo dimenticare e piazzano due momenti di tripudio. Allora, e tu te lo dimentichi che quell'errore? Sì. Sì, te lo dimentichi. Poi a fine film ci ripensi e dici mazza che stronzata, però te lo dimentichi. Tutta la sequenza di New York è memorabile. C'è una sequenza di New York e anche una sequenza sui ghiacci. Pure sui ghiacci, quindi baracconata. Puoi non voler bene ad una baracconata, al circo. Però pur volendo bene a questa baracconata, cioè dal quarto in poi secondo me la saga va crescendo. Sì. Questo mi ha lasciato un po' più dubbioso. Allora, rispetto ai soprattutto ai precedenti due. Allora, ci sono due nei. Il primo è che il settimo era talmente tanto su livelli alti che qui si fa un passo indietro. Necessariamente. Secondo, nonostante il cattivo paradossalmente sia il più convincente, hanno dovuto chiaramente lasciare un finale talmente aperto che tu capisci che questo ottavo capitolo in realtà è il primo passo di una nuova trilogia. E badate bene che i precedenti capitoli non erano legati ad una esalogia o ad una. No, erano casuali. Erano quasi. Casuali, invece qui si capisce che c'è una trilogia in atto e secondo me è un punto negativo. Sì, perché lo fa diventare più serio. Ci sono dei risvolti quasi drammatici, quasi come se volessero emozionarti e non reggono. In no, più, secondo vogliamo me, il fracasso. Secondo me il regista F. Gary Gray è meno bravo a fare queste cose rispetto agli altri. C'è un po' meno ritmo, un po' meno inventivo, un po' meno creatività. Sì, Lin era proprio adatto, calato a pennello per Fast and Furious. Detto questo vogliamo o Benedict Cumberbatch o Keanu Reeves per i prossimi capitoli. Io voglio Keanu Reeves cattivo che ammazza tutti. Oppure no, Liam Neeson. Sotto. Liam Neeson cattivo. Sotto, nei commenti. Mettete chi. Votate. Esatto. Liam Neeson. Keanu Reeves. Benedict Cumberbatch. O Giancarlo Magalli. O Magalli. Chi è il cattivo del prossimo Fast and Furious? Secondo me con l'opzione Magalli
abbiamo chiuso il sondaggio. Quindi diciamo che appunto uno va al circo e vabbè. Sì, e si diverte, quindi soldi spesi bene per un film serale con amici, con popcorn e tutto il resto. Se volete un film d'autore ci stanno altre sale. Però se siete fan della serie, secondo me questo è un paio di passettini indietro. Sì, forse un passettino indietro rispetto al 7 e al 6. Esatto. Però vabbè, nettamente superiore rispetto ai primi 4. Sì, ma no, senza dubbio. Vabbè, alla prossima! Alla prossima!